Una foto che arriva in redazione a Rete Veneta è stata scattata in Via Gandhi, uno degli epicentri del degrado a Vicenza. Mostra una pantera della polizia con due agenti e un migrante. Tutto quel che non doveva accadere sta accadendo in quegli istanti. Quattro italiani di origine nordafricana, ubriachi, spaccano bottiglie di vetro per strada. I cocci aguzzi possono danneggiare le auto di passaggio. Sono le 5 del pomeriggio e in questura arrivano diverse segnalazioni. All'arrivo delle pattuglie il gruppetto si allontana. Tra le uno, Abdullaye ha 24 anni, è nato in Burkina Faso ed è conosciuto alle forze dell'ordine. Si avvicina minaccioso agli agenti, li insulta mentre i suoi quattro amici, che in un primo tempo erano scappati, tornano e accerchiano l'auto dei poliziotti. Gli uomini della questura usano lo spray al peperoncino. I balordi fuggono, ma Abdullaie cade. Un poliziotto lo blocca e lui, per tutta risposta, gli rifila una gomitata in faccia. Per questo il migrante è stato arrestato con l'accusa di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale. La domanda ora è: Abdullaie. Quanto resterà in carcere?